Presento adesso il Valpolicella Classico Superiore Sant'Urbano. Si parla di un vigneto acquisito nei primi anni del 1900, ma un vigneto che il nonno voleva vendere. Pensate, negli anni 50 dopo guerra voleva vendere questo vigneto perché era troppo difficile da coltivare. Ora per noi è diventato uno dei vigneti simbolo dell'azienda, dove si fanno le migliori uve, dove si hanno le migliori vigne, le vigne più vecchie, un terreno perfettamente adatto a questi tipi di vini, che sono grandi vini. Vino nato negli anni 70 per la ricerca dei nostri padri di fare un vino, sì, un Valpolicella, ma di grande struttura, di grande impatto. È un vino che si possa abbinare anche a piatti importanti della tradizione, come la pastissala dei cavalli, viene da pensare, con vini di una certa struttura. Quindi un Valpolicella che tiene la freschezza, ma che ha anche tanto da dire nel tempo e nella struttura. Quindi questo vino, si parla di un prodotto importante, 13 gradi e mezzo alcolici, è un vino che viene ottenuto da un leggero appassimento delle uve, quindi si ha una concentrazione maggiore, una ciliegia fruttata sì, ma più strutturata, una speziatura sempre ben presente, acidità perfetta per sostenere anche piatti importanti e un invecchiamento di quasi 2 anni intorno ai 500 litri di rovere di Slavonia.